oggi potevamo far di più, punto. Ci metto un punto, perché non è inutile trovare le giustificazioni della difesa, che avevamo una difesa totalmente diversa. È inutile trovare la giustificazione dei ragazzi giovani in campo, potevamo far di più. No, il Teramo non è in crisi, il Teramo oggi ha perso, e ha perso anche meritatamente. Abbiamo incontrato un avversario secondo me valido, forte, e noi non siamo riusciti a tenergli testa. Potevamo far di più, avevamo, ripeto, non sono uno che trova giustificazioni, perché nonostante tanti giovani in campo, forse 5 dall'inizio, e nonostante una difesa totalmente nuova, perché oggi si aveva la percezione che in qualsiasi occasione ci potevano far gol, ma penso che sia normale con una difesa di 3 giocatori diversi su 4, nonostante questo noi potevamo far di più. È un momento difficile per me come allenatore, è il primo momento difficile che vivo nella mia carriera, e quindi credo che bisogna mantenere la calma. Poi, come hai detto tu, abbiamo avuto un infortunio, quello di Birligea, che purtroppo ha cambiato un po' i piani. Abbiamo avuto delle squalifiche oggi importanti, e per questo dico che bisogna mantenere la calma, non bisogna generalizzare per una partita sbagliata. E capita, può capitare anche alle grandi squadre. Ne veniamo fuori, lo ripeto, col lavoro. Non conosco altre armi. Il lavoro ci ha portato fino a qua, lo spirito di squadra ci ha portato fino a qua, e credo che il lavoro ci farà aggiustare le cose. Non ho altri strumenti, non sono gli strumenti comunicativi che funzionano, è il lavoro in campo, e in questo momento mantenere equilibrio. Quando le cose andavano alla stragrande chiedevo di mantenere equilibrio, nello stesso momento oggi, in un momento difficile, chiedo equilibrio, lo chiedo alla squadra, lo chiedo all'ambiente. Io ho equilibrio perché so che la squadra di oggi potenzialmente avrebbe sofferto, so che la squadra di oggi con quella difesa inevitabilmente sarebbe andata in sofferenza. Non mi aspettavo di più, sì, ma sapevo delle difficoltà di questa partita. Per questo ho grande equilibrio. Non mi aspettavo che con tanti giovani e con una difesa così potevamo fare chissà che. Mi aspettavo un po' meglio, sì. Mi aspettavo di non perdere. Però ho equilibrio perché è una partita singola in cui ci sono stati tutti questi fattori determinanti. Lo so che voi generalizzate molto questa sconfitta con questo periodo, però io non cado in questo gioco. Io analizzo la partita di oggi, che potevamo far di più, avevamo tante attenuanti, non voglio trovare scuse, perché anche con la squadra che avevamo in campo noi potevamo far di più, quella è la verità. E poi si va avanti a pensare alla prossima partita. La squadra secondo me fisicamente non sta male, la squadra secondo me sta pressando, la squadra oggi non ha retto difensivamente, perché abbiamo subito 3 gol e poi è normale che perdi la partita. Non condivido il fatto che la squadra sta male, ma è una mia idea, perché comunque vedo le partite, ho una mia idea, quindi rispetto alla vostra opinione penso che trovare la vittoria sia la chiave di volta per noi, e non è facile, perché comunque vediamo che le partite sono tutte in equilibrio. Non dobbiamo trovare giustificazioni, dobbiamo essere noi ad aggiustare le cose, tutto qua.